Questo è Palazzo Venezia. Questo è il monumento al Miglior Ignoto, altrimenti noto come monumento a Vittorio Emanuele o Vittoriano. Questa è Piazza dell'Araceli. Qui davanti abbiamo via Corso Vittorio. E qui davanti abbiamo il Vate, che ha detto che si deve comprare una cosa in un negozio che sa lui. Lui lo sa, ma non sa dove sta. Dai, 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 dai! Dai, che se no cade! Dai, qua! Da dietro abbiamo il Colosseo, il Campidoglio. Qua dietro abbiamo via delle botteghe oscure. Molto scure, molto. Molto, molto nebbiose, fuligginose, opache, in cui c'è scritta la storia recondita, occulta degli ultimi 60 anni, di 70 anni della storia italica. E ricordiamoci sempre che Togliatti era molto, ma molto più nazionale, nazionalista di questa merda qua. Assolutamente, assolutamente sì, pure se era, lui diceva internazionalista, ma lui diceva internazionalista nel senso che ognuno padrone a casa sua. E ognuno diverso degli altri, passa qua, che cazzo va? Calma. Oh, vedi come sta bene, come sta bene sta bambina? È in piena salute. Dove vai? Dove andiamo? Quella laggiù in fondo è la colonna Traiana, che abbiamo descritto in qualche altra occasione. Di dove era nativo Traiano? Traiano... Traiano detto il Dacio. Eh sì, ma non era della Dacia, era spagnolo. Non me lo ricordavo. Allora, che dobbiamo fare? C'era un negozione. Non c'è più. No, c'era un negozione. Non c'è. Di carabattole, di gente, si metteva questi quadri a 4 soldi. Non c'è. Qua c'era il quartiere ebraico, ricordiamocelo. Ma sì, i tessuti, tipo Paganini, o tipo, come cavolo si chiamava, quel grossista importantissimo ebreo. No, ma ce n'era uno in particolare veramente bravo, in gambissima come imprenditore. Come si chiamava, porca miseria? Non Limentani, quell'altro. Vabbè, non mi viene in mente. Quello che era un negoziante di stoffe. Sì, 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 vendeva stoffe. Bises. Bises. Bises, sì, bravo, Bises, bravo. Fammi vedere di qua, dai. Non c'è. Oh, perché si chiama Palazzo Venezia? Vediamo se lo sai. Perché si chiama Palazzo Venezia? Perché c'erano gli uffici del Lloyd di Venezia. Ma prima ancora? Prima ancora dei guarda un po' lì che c'è. Di Venezia, l'ambasciata della Repubblica di Venezia, ma era il palazzo di alcune famiglie nobili particolari dei doggi di Venezia. Ovvio, venivano a Roma. Ma era anche, in particolare, di alcuni papi veneziani. Mi pare giusto, ma stai a fermo perché sennò balla l'immagine. Alcuni papi veneziani, e non entriamo nel dettaglio perché sennò
siamo qui qualche ora. Non c'è. Non c'è. Vogliamo andare? Aspetta un secondo. Torniamo? Non c'è niente, pigliamo il primo autobus. Ma no, andiamo a piedi. Vabbè. Andiamo a piedi, piano piano, dai. Vabbè. Anche così riprendiamo la passeggiata, capito? Va bene. Però, niente male come bambina, eh? Hanno ridotto l'afflusso d'acqua alle fontane, guarda. Sì.